prende il nome dalla sua origine. Fu portata a Napoli dalla Catalogna nel XV secolo da Alfonso I di Aragona e subito impiantata alle pendici del Monte Somma. La catalanesca del Vesuvio è stata per molti anni considerata un'uva da tavola, sebbene da sempre i contadini locali, consapevoli delle sue qualità, usassero vinificarla. L'iter per far assumere alla catalanesca il rango di uva da vino è iniziato negli anni 90 con gli studi condotti da Luigi Moio e Michele Manzo, ma solo nel 2006 è stata ufficialmente inserita nell'elenco e dal 2011 può fregiarsi del marchio IGT. Oggi sono tanti i produttori che hanno raggiunto un livello di qualità eccellente, tanto da mettere in moto in un weekend appositamente dedicato nel borgo del Casamale a Somma Vesuviana il processo per il riconoscimento della denominazione di origine protetta per l'uva e della DOC per il vino, così come il più famoso cugino, il Lacrima Christi del Vesuvio. Somma Vesuviana partecipa oggi con questo evento per rappresentare che cosa? Che il catalanesco è nato qui e da qui è partito poi l'istituzione negli anni poi dell'IGP. Noi cosa vogliamo come territorio? Che i nostri viticoltori si uniscano in un consorzio affinché il catalanesco superi anche l'IGP per diventare DOP. Questo è il nostro sogno. Un'uva tardiva che si raccoglie tra ottobre e novembre, che forse è arrivata tardi anche sul mercato internazionale dei prodotti di qualità, ma che ora vuole restarci e arrivare lontano. Dove può arrivare? Io quello che penso quando appunto c'è un lavoro ben fatto come questo su un vitigno storico di questi areali è quello di mantenerne sempre l'identità. Un'identità forte, chiara, con peculiarità specifiche che ne hanno determinato il successo. Le caratteristiche risiedono nella semplicità di questo vino, ecco, non bisogna, c'è un vino semplice, un vino appunto che ha un impianto olfattivo essenzialmente che poggia su aromi di fermentazione, quindi la sua freschezza, la sua bevibilità, le caratteristiche del vino rendono il vino anche versatile negli abbinamenti, questo è un aspetto importante e tutti i vini devono conservare questa identità, devono essere diversi, non è possibile andare tutti nella stessa direzione. Un bouquet di caratteristiche che si vogliono cristallizzare in un marchio, quello della DOP, per raggiungere il quale c'è bisogno dell'azione sinergica di tutte le istituzioni. Non è una cosa semplice, ma sicuramente tutti i nostri uffici sono a disposizione per mettere in campo tutte le procedure necessarie per raggiungere questo obiettivo. Naturalmente non saremo solo noi come Regione Campania, per essere interessati il Ministero e quant'altro. Naturalmente ci mancherà anche la massa critica e questo bisogna poi dirlo, c'è bisogno di una ristrutturazione dei vigneti e noi abbiamo dei fondi che ogni anno a marzo-aprile escono. Ma quali possono essere i tempi per arrivare a questo traguardo? I tempi dipenderà molto dalla proposta che viene dal territorio e dipenderà molto dal lavoro che si saprà mettere in campo. Noi come parco abbiamo in programma di mettere in campo azioni concrete per i produttori che devono essere sicuramente facilitati in quello che è un processo di sburocratizzazione per l'agricoltura. Il supporto che il parco deve dare ai produttori è proprio quello di poter spendersi sul mercato la presenza e il valore aggiunto di essere appunto posizionato all'interno di un'area protetta importante come la nostra. Il disciplinare prevede che il vino sia prodotto sui suoli del Monte Somma, nei comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Polena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e Terzigno. Il versante interno del Parco del Vesuvio, che la città metropolitana di Napoli intende sostenere anche attraverso queste azioni. Il nostro intento come città metropolitana è proprio quello di valorizzare l'entità del Parco Nazionale del Vesuvio, dei vari comuni, attraverso anche le varie tipicità che hanno. Queste tipicità devono far sì di far riscoprire nei giovani quelle che sono le antiche tradizioni, ma anche di creare un momento di aggregazione e quindi anche di fruizione turistica per queste zone. Insomma, abbiamo delle testimonianze bellissime di quello che è stata la storia di questi casali, come ad Ottaviano, per non parlare della fascia litorale, quindi di Pompei, Torre Annunziata, Opronti, Ercolà. Anche queste zone hanno una loro realtà, una grande tipicità e una storia che dobbiamo fare in modo di portare avanti e di far conoscere alle nuove generazioni. Capire le tradizioni, capire il loro territorio per valorizzarlo e per amarlo. Giovani generazioni che devono avere la possibilità di impegnarsi nella produzione vitivinicola anche attraverso l'utilizzo di fondi per la ristrutturazione dei vigneti, che per godere del marchio devono rispettare una serie di caratteristiche. 6 anni fa le superfici rivendicate prima dell'approvazione dell'IGP erano 0. In 6 anni sono uscite fuori
circa 20 ettari di superficie vitata rivendicata da cui si produce il vino IGP. Quindi noi speriamo che con il passaggio a DOP queste superfici possano aumentare ancora di più, possono nascere nuove aziende che seguono questa strada e quindi creare, aumentare lo sviluppo sul territorio e creare nuovi posti di lavoro. Nuova occupazione che può nascere secondo i più moderni trend, anche dallo sviluppo dell'enogastronomia che punta alla valorizzazione e all'abbinamento delle eccellenze che un territorio può esprimere. Uno degli abbinamenti territorialmente e organoletticamente più indicati per questo tipo di vino ottenuto da questo vitigno nobile sono sicuramente una grossa quantità di preparazioni fatte con lo stoccafisso e con il baccalà. In particolare tutte quelle, trattandosi di un vino bianco con una spiccata mineralità, con un corredo aromatico di fiori gialli e di frutti a pasta bianca, diciamo che l'abbinamento più indicato sono quelle preparazioni tipo alla piastra, all'insalata, al carpaccio, diciamo un po' dovunque non ci sia il pomodoro.